Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia. Queste notizie flash provinciali del 27 agosto curate dalla nostra redazione. A Idone i carabinieri hanno identificato e denunciato 52 persone che hanno organizzato e partecipato ad un rave party non autorizzato in contrada Calvino, territorio che dista circa mezz'ora dal centro abitato ed è a pochissima distanza dalla provincia di Catania. All'interno di un'area demaniale hanno notato l'insolita presenza di numerosissimi ragazzi. I carabinieri, incuriositi, hanno deciso di verificare cosa stesse succedendo ed hanno avuto modo di capire che era in corso l'organizzazione di un rave party non autorizzato. I ragazzi provenivano da tutta la Sicilia, ma anche dalle province di Bari, Brescia, Genova, Milano, Parma, Pavia e Varese, con loro anche un cittadino francese. Enna, due migranti ospiti della struttura d'accoglienza di Pergusa sono stati posti dalla polizia agli arresti domiciliari dopo che si erano introdotti in una villetta in cui era in corso una festa privata scambiandola per un locale pubblico. I due sono stati invitati dal proprietario ad uscire, ma i due immigrati colpivano il padrone di casa con un pugno. Immediatamente venivano allertati gli agenti della polizia, ma anch'essi venivano aggrediti dai due extracomunitari. Per questo motivo venivano arrestati e ricondotti nella struttura di Pergusa. Nicosia, le donazioni effettuate con il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi ha dato i suoi frutti. Lago Onlus ha ricevuto circa 33.000 euro che ha destinato all'acquisto di un pulmino che servirà per il trasporto dei pazienti oncologici nelle strutture dove effettuano le terapie di cura. Lago Onlus opera in tutta la Sicilia, l'associazione costituita nel 2007 dall'attuale sindaco Sergio Amalfitano si occupa di assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie. Il pulmino che attualmente utilizzava fu acquistato nel 2010 ed ha percorso circa 200.000 km operando non solo nel comune di Nicosia ma anche ad Agira, Gagliano e Leonforte. Nicosia, un gruppo di volontari coordinati dall'associazione culturale Nicosia Castrum ha iniziato nella mattina del 25 agosto la pulizia delle antiche tombe che è possibile visitare nei pressi del parco archeologico del castello. Da anni l'associazione culturale si batte per il recupero e la valorizzazione di questa parte di Nicosia che per diverse vicissitudini è rimasta per lungo tempo abbandonata. Nissoria, dopo essersi esibita sul palco naturale di Piazza Stati Uniti d'Europa e aver riscosso i consensi del numeroso pubblico presente, la cantante russa Arnel continua a conquistare Nissoria girando il videoclip del brano che l'artista russa ha voluto dedicare proprio alla piccola cittadina ennese. Nissoria, Nissoria, fermento dunque in queste ore in paese e molti cittadini coinvolti nel video in fase di produzione. Con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.